Ciao ragazzi, allora oggi voglio inaugurare con voi un nuovo video, una nuova tipologia che farò ogni tanto e che è il video dello spacchettamento, quindi spacchettiamo, cioè vi faccio vedere tutte le cose che mi mandano le ragazze e niente, vi faccio vedere tutti i pacchetti e cerco di aprirli insieme a voi. Allora, raso a parte, vi faccio vedere il primo pacchettino, che è questo qui. Non vi mostro il davanti, ci sono gli indirizzi. Questo mi viene inviato da, vediamo, che bel pacchettino! Allora, da Malia and Demand. Guardate che carino! Questa è una ragazza che ho conosciuto su Instagram. Dopo vi dirò tutti i link dove potete trovare le ragazze che mi mandano queste cosine. Questo è il pacchettino. Guardate come è fatto bene, molto molto carino. Cercherò di non rovinarlo ora staccandolo, così terrò tutte quante le decorazioni. Allora, vediamo. Ok, ho tolto la decorazione che, come vedete, è intatta. Per rasa non decidi di romperla, qua qui. E adesso apriamo il pacchetto. Ok, avevo stoppato il video perché essendo con una mano sola non riuscivo a tirare fuori i due oggettini. E già quello che vedo è stupendo perché avevo messo mi piace a questa pochettina, era quella che adoravo di più di tutte quante. E lei gentilissima me l'ha mandata. Allora, vedete, ecco. Ecco qui l'indirizzo dove rintracciarla. Su Instagram Mali Bags, mentre su Facebook Mali. Ecco qui il suo bigliettino. Allora, questa qua è la prima pochettina, guardate quanto è bella. E poi è grandissima. Rasa. Proviamo ad aprirla insieme, vediamo se riusciamo con una mano. Sì. Ok, eccola qua. Queste sono fatte proprio da lei a mano, ragazze, perché vedete all'interno c'è anche la sua etichettina. Quindi questa qui nera, all'interno in questo modo sul grigio. All'interno è così sul grigio. È davvero stupenda, bella bella con questi brillantini che si vedono iridescenti, vedete? Molto bella e elegante. Stupenda. Mentre l'altra è questa qui che ha anche la catenella, vedete? Eccola. Ha la catenella argentata che è attaccata. Aspettate che ora la apro, quindi la tiro tutta fuori. Ok, eccola qui. È lunghissima in modo che potete metterla sulla spalla o anche a tragolla, come volete. È grigia, diciamo, non proprio grigio, dalla videocamera sembra grigio, ma tipo ginzato il tessuto con i pois, vedete, bianchi, e all'interno è tipo scozzese sul grigio in questo modo. Scusate, ma adesso meno a rasa. Scherzo. Ok, in questo modo, vedete? All'interno è fatta così, nello stesso modo dell'altra. Per aprirle, qui attaccate alla zip, hanno questi fiocchettini di pizzo, questo sul bianco, mentre questo sul nero, che adesso mi si è aperto comunque. E questo all'interno, sono anche molto capienti perché sono molto belle, belle grandi. Quindi niente, io ringrazio questa bravissima ragazza. Perché mi ha mandato due cose spettacolari. Poi io con il cuscito sono proprio negata e quando vedo queste cose così impazzisco. E ti ringrazio, farò le foto e le pubblicherò anche su Instagram, così se le ragazze che non vedono i video su YouTube vanno lì, possono vederle anche lì. Ok, allora passiamo al prossimo pacchetto che è questo qui. Vi copro l'indirizzo della ragazza che me l'ha mandato. E aspettate, eh. Ok, copriamolo così.
vediamo cosa c'è all'interno. Anche questa è una ragazza di Instagram. Ok, procediamo con il prossimo pacchettino che vi ho messo sotto e coperto con l'altro in modo che non si veda l'indirizzo, perché ha scritto il suo indirizzo da una parte e il mio dall'altro, quindi devo cercare di non farlo vedere giustamente. Allora, anche lei è una ragazza di Instagram. Lei usa per creare, questo già l'avevo aperto quindi già so cos'è, dei materiali di riciclo. Quindi, guardate che stupenda che è questa, una clutch, una pochettina, realizzata con un disco in vinile, guardate che bello, e del feltro, in questo caso grigio. Allora, la ragazza in questione, perché ovviamente non ve l'ho detto, è lei. Ok, vedete? Questi sono tutti i suoi contatti, che ovviamente, come già vi ho detto, vi lascerò anche sotto. E ovviamente ritorna anche Raja perché vuole farsi gli affari suoi. E allora il disco in vinile che si apre in questo modo ha un come si chiama? È quello che si appiccica, ragazzi, scusatemi, ma non mi viene il nome. Sia sul disco in vinile che sulla parte in feltro, ovviamente, in modo che si chiude bene. All'interno è fatta in questo modo, quindi è sempre grigia, molto, anche questa molto bella capiente, e ha anche la sua catenella. Ora si riesca a tirarla fuori, vediamo. Eccola qui, in modo che potete portarla anche così nella mano, in questo modo. È davvero bella, molto 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 originale. In giro, usandola nei vostri outfit, farete davvero bella figura. E niente, e questa è la pochettina che mi ha mandato. Ovviamente se andate a vedere sul suo Instagram troverete tantissimi altri modelli. Andate a dare una sbirciatina. E poi, sempre parlando di riciclo, in questa bustina trasparente, dove troviamo sempre la targhettina con i suoi indirizzi che già vi ho dato prima, troviamo questa collanina. Adesso è un po' impicciata, vi chiedo scusa perché l'ho già indossata. Ok, eccola. Troviamo questa collanina. Praticamente è fatta con del nastrino nero, non è gaucciù, è un pochino più fino, tipo cordino cerato. Qua in alto alla chiusura, poi giù in fondo, prima che inizia il decoro, ha due perle bianche. E poi con la cerniera ha fatto questa bellissima decorazione. Guardate, ha usato la cerniera nera e la cerniera bianca. Ha fatto questo intreccio e questo è il risultato. È davvero bella, molto molto originale, e se riesco vi faccio vedere anche la foto che ho fatto l'altro giorno quando l'ho indossata. Molto molto bella. E ringrazio Mary. Ovviamente, come già vi ho detto, vi invito a vedere le sue creazioni su Instagram, che troverete anche sotto il link nell'info box. Passiamo al prossimo pacchetto. Un altro pacchettino mi è stato inviato da la tua cover personalizzata.it e è una cover per il Samsung S4 e è questa qui, e lei è la picciolina della casa, è Regina Raja. Ho fatto stampare la sua foto sulla cover e lei apprezza. e niente, praticamente è una cover rigida, vedete? Molto, molto bella, pesante, bella rigida. E la stampa è fatta benissimo perché i colori sono proprio quelli della foto, quindi è stampata molto bene, vedete? Guardate che bella che è. È molto molto bella, copre molto bene il telefono, e adesso non posso farvela vedere sopra il telefono perché sto riprendendo con il cellulare. Però guardate che bella nei dettagli, come vi ho detto è fatta proprio bene, vedete? Ottimi colori, ottima resa, ottima qualità,
Bellissima, niente da dire. E questa qui, proprio questa qua per il Samsung S4, la trovate sul sito a 15,90 euro. E poi c'è anche un altro modello, però non così, quella che si apre a sportelletto praticamente. E potete personalizzarla con qualsiasi foto che volete, un'immagine presa da internet, fatta da voi con Photoshop, un programma di grafica, una foto vostra con il vostro fidanzato, la vostra famiglia. Sono davvero belle e originali. Ringrazio anche lo staff di latuacoverpersonalizzata.it perché abbiamo avuto dei problemi con la spedizione, però comunque è arrivata sana, intatta. Vi lascio ovviamente sotto il loro link. Poi, infine, ultimo pacchettino. Scusa, Raja. Grazie. È questa bellissima collana che mi è stata inviata da una ragazza su Instagram che si chiama Negozio Fai da Te. E lei è Giada, siamo diventate amiche, quindi è una bravissima ragazza. Mi ha mandato questa qui, è fatta con nastro di raso nero e poi dietro, vedete qui, tipo feltro, una cosa simile, e sopra sono state applicate queste pietre che formano dei fiori. C'è un fiore più grande al centro, due lati un po' più piccoli e un altro due ancora più piccoli alla fine. È bellissima indossata su un outfit tutto nero, total black, risalta tantissimo. Se riesco vi metto qualche foto di quando l'ho indossata, è molto molto bella. E questa la trovate su Instagram, la ragazza come vi ho detto il negozio fai da te. Ovviamente anche di lei vi lascerò il link sotto. Ultima cosa che vi faccio vedere che mi è stata inviata sempre da lei è questo qui. Questo qui è quello che mi ha mandato, cioè che ho scelto io. Praticamente, ragazzi, non il puff, ma il tappeto, vedete? È davvero bello, praticamente è grigio, è con il pelo, praticamente è morbidissimo. Sotto è fatto in questo modo. Sopra è così, praticamente sono stati attaccati tutti questi pelucchi. E è stupendo, è molto grande perché io l'ho messo in salone, quindi avendo uno spazio bello grande, l'ho preso bello grande e mi sembra che è lungo 1,60 m e alto lì 1,20 m o 1 m, una cosa del genere. Comunque è molto molto bello. Eccolo qui. Di solito lei non vende queste cose per la casa, quindi per lo più vende accessori, abbigliamento, queste cose così. Per me ha fatto un'eccezione, mi ha mandato anche questo. Voi, se vi piace, potete provare a chiederlo. Niente, ragazzi, vi ho fatto vedere tutto e lo spacchettamento è finito. E ci vediamo al prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto. Un bacio.